per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, numero 288. Disciplina, per favore. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto inoltre che, in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati, con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Partecipano alla seduta odierna Giovanni Apolone, direttore scientifico della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Livio Pietro Tronconi, direttore generale IRCCS, Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Mondino, Enrico Girardi, direttore UOC Epidemiologia Clinica e direttore scientifico IRCCS, Istituto Nazionale Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Giovanni Apolone, che ha già mandato anche del materiale che la Commissione ha acquisito. Per gli altri auditi, se desiderano inviare del materiale successivamente, naturalmente questo sarà acquisito in seguito. Quindi do la parola a Giovanni Apolone. Prego, dottore. Grazie mille per l'invito e per l'opportunità. Oltre a essere direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano da 6 anni, sono anche il coordinatore degli RCCS pubblici italiani, sono una ventina, e dopo questo tipo di elezione sono stato inserito come membro della Commissione Tecnico-Sanitaria nella sezione ricerca del Ministero. Userò questi 7 minuti per ricordarci brevemente di che cosa stiamo parlando. Sarò molto veloce, stiamo parlando di questo sistema che fu molto innovativo e che ha ancora molti certi margini di miglioramento, ma certamente ci è abbastanza invidiato da altri paesi. Parlo dei 52 RCCS italiani, sono appunto 52. Il 50% di questi istituti pubblici e privati sono collocati in sole 2 regioni, che sono la regione Lombardia e la regione Lazio, e vado a memoria assenti completamente in 6 o 7 tra province autonome e regioni. Questo dimostra una distribuzione non omogenea che è derivata da criteri di candidatura e riconoscimento che non si sono basati su un'effettiva valutazione del bisogno. Dicevo che è un sistema ancora valido, ma che certamente mostra molta eterogeneità tra un istituto e l'altro, in base alla grandezza, alla storia, la natura pubblico-privato, la natura monospecialistica o polispecialistica, piuttosto che l'essere legato o meno con strutture universitarie. Nella eterogeneità va anche ricordato che in realtà c'è un'eterogeneità anche nella capacità di performare, mi scuso per il termine. Noi siamo valutati ogni anno con una 30 di criteri classificati poi in 5 macroindicatori, che sono attività scientifica, attività assistenziale, capacità di attrarre fondi indipendentemente dai finanziamenti del Ministero e capacità di networking e di trasferimento tecnologico, e in questa maniera gli RCCS sono classificati in base alla capacità di spiegare l'output finale. Stiamo parlando sostanzialmente quindi di un finanziamento che è un contributo per sostenere le spese della ricerca corrente, che sostanzialmente varia da 13-14 milioni di euro all'anno a poche centinaia di migliaia di euro all'anno, il che fa pensare che per molti RCCS il contributo che arriva dal Ministero non è sufficiente a garantire una massa critica di strutture
di attività e di risultati, quindi per poter soddisfare i requisiti minimi di. Ricordo anche, sulla base della nostra esperienza, che l'Istituto Nazionale, che il finanziamento, il contributo per sostenere la ricerca corrente è diminuito negli anni. Perché è diminuito? Perché è rimasto stabile il budget messo a disposizione e è aumentato in maniera molto esponenziale, molto importante negli ultimi 10 anni, passando da 30-35 IRCCS agli attuali 52-53, con una lista d'attesa per diventare e ottenere riconoscimento, citata più volte a livello ministeriale, di almeno 18 altri istituti. Quindi è un sistema che certamente merita attenzione, è un sistema che attualmente non è sostenibile. Io ho un bilancio sezionale della ricerca di circa 50 milioni di euro e attualmente il Ministero della Salute contribuisce per circa il 20%. Vuol dire che il restante 80% ci muoviamo sul mercato della ricerca su base competitiva per poter supportare la ricerca istituzionale definita dal Ministero Ricerca Corrente del nostro istituto oncologico. Naturalmente questa legge delega è una grande opportunità. Questa legge delega è stata affrontata recentemente e discussa nel contesto di una recentissima riunione che ho organizzato con tutti gli altri colleghi degli RCCS pubblici. Abbiamo prodotto alcune osservazioni che ho già condiviso, ma a breve produrremo un documento, diciamo, più esaustivo con tutte le nostre osservazioni che naturalmente trasmetterò alla Commissione se viene considerato utile. I punti principali che comunque sono stati discussi sono la necessità di ridefinire che cos'è un IRCCS, in quanto l'attuale definizione che si basa sul riordino del 2003, la legge 288, di fatto già ora non è appropriata per alcuni degli IRCCS nazionali. Cioè, ricordo che esistono, che dovremmo essere, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con note di eccellenza nella ricerca scientifica riconosciuta dal Ministero, ma al 2 o 3 dei nostri RCCS attuali non sono degli ospedali, non hanno attività di ricovero e cura, quindi va un po' ripresa questa cosa. Molto importante anche i punti della legge delega che identificano la necessità di identificare dei criteri, degli indicatori, degli standard al fine di poter profilare gli RCCS in base alla loro natura e anche in base alla loro capacità di fare quello che devono fare, cioè una buona assistenza e un'ottima ricerca, e questo permetterebbe di creare almeno due categorie di RCCS, chiamiamole A e B o 1 e 2, in cui chi non raggiunge questi standard potrebbe essere in un monitoraggio, in un'attività di coaching per essere portato alla categoria, diciamo, superiore o diversa. Fra le diverse punti considerati prioritari dai colleghi e direttori scientifici è anche il ruolo del direttore scientifico. Nei maggiori RCCS il direttore scientifico ha una dignità maggiore, fa parte della direzione strategica, ha una maggiore autonomia e indipendenza, ma in molti RCCS prevalentemente pubblici, non organizzati in fondazione, perché i 4 IRCCS pubblici lombardi sono stati costituiti in fondazione con presidente, consiglio di amministrazione, direttore generale e direttore scientifico allo stesso livello. Queste caratteristiche non esistono in molti degli RCCS pubblici italiani. Un'altra cosa, forse dal mio punto di vista, avendo speso molto tempo negli ultimi anni a dare un contributo a farla, è di pensare a un'evoluzione della cosiddetta piramide, cioè quell'insieme di norme e di decreti che ha permesso in un primo momento di identificare un ruolo dei ricercatori negli RCCS e di personale tecnico di supporto, di stabilizzarne quelli avendo già raggiunto dei criteri e di pensare a nuovi concorsi. La legge, questa norma prevede un percorso prima di andare a raggiungere l'apice della piramide, un tempo indeterminato di 10 anni, che assolutamente è considerato da tutti i punti di vista non equo, troppo lungo, e perché in realtà già molti dei nostri ricercatori che sono iscritti in piramide hanno già raggiunto i criteri massimi, per cui dovrebbero aspettare altri 5-6 anni prima di raggiungere e di ottenere un ruolo nel servizio sanitario regionale o nazionale. L'altro punto molto importante, sto terminando, è rappresentato dal fatto che gli RCCS pubblici, ma anche privati, sostanzialmente rispondono alle regioni per la parte assistenziale, rispondono al Ministero per la parte ricerca. Non c'è un grande dialogo sugli temi di ricerca tra gli RCCS e la Regione, e non c'è attualmente un grande dialogo tra Regione e Ministero. Siamo un po' a serve di due padroni che si parlano poco. Quindi una grande riflessione su una maggiore interazione tra Regione e Ministero sicuramente più che benvenuta. Termino
portando, comunicando con voi che in una recente audizione che abbiamo avuto come direttori scientifici dei quattro IRCCS pubblici della Regione Lombardia, dove ci siamo presentati, esistiamo, siamo così, siamo bravi, facciamo questo, facciamo quello, ho ricevuto due domande da due assessori presenti e vi riporto la domanda e quindi la mia risposta. La domanda era: ok, dottor Apollone, lei dice che 52 sono troppi, ma quanti dovrebbero essere gli RCCS italiani? La mia risposta è: in base al bisogno, potrebbero essere di più o di meno. Quello che è molto importante è fare una valutazione del bisogno italiano e in base al bisogno di organizzarsi poi, arrivando sulle diverse regioni e macroregioni, aggiustando il numero previsto, la tipologia prevista per alcune realtà che vuole geopolitiche locali. La seconda domanda è stata: d'accordo, ma lei allora ritiene che sia necessario aumentare l'investimento dedicato agli RCCS pubblici? Io ho risposto sì, ma solo dopo un importante riordino, perché non c'è nessun manager e nessun decisore politico che sarebbe felice di buttare risorse aggiuntive in un sistema non noto, non perfetto e non efficiente. Grazie. Grazie, dottor Apollone. E naturalmente, se ci mandate questo documento che avete prodotto, che state terminando, questo ci farà molto piacere. Do la parola... Nell'arco di pochi giorni. Perfetto. Vado avanti con le relazioni degli auditi e poi verranno le domande. Do adesso la parola a Livio Pietro Tronconi. Prego. Grazie Presidente, buongiorno. Intervengo in qualità di direttore generale della Fondazione INSC, Istituto Neurologico Nazionale di Pavia, come presupposto, sottolineando quanto sia eterogeneo il parterre degli IS del nostro paese, cioè non una mera ed esclusiva distinzione tra IS di diritto pubblico e IS di diritto privato, perché la fondazione... Potrebbe parlare un po' più vicino al microfono? Potrebbe, grazie. È un IRCCS di diritto privato, pur avendo una governance di espressione esclusivamente pubblica, tant'è che io esercito le funzioni di direttore generale in qualità di professore di diritto e organizzazione sanitaria dell'Università degli Studi di Pavia, nominato dal rettore dell'Ateneo. Nell'intervento ho anticipato una breve nota sintetica che ho inviato ai vostri uffici e per la quale vi riservo di apportare ulteriori elementi e adattamenti. Pongo l'attenzione su tre tematiche. Due di ordine generale con addentellati di carattere normativo e una invece con la quale apro, inerente il drafting legislativo del testo che è in esame. Sotto questo profilo, in due punti ritengo che possano emergere delle criticità in termini di ricaduta pratica, quindi di applicazione. Il fatto di introdurre nella normativa la terminologia di eccellenza è noto che genera spesso, per non dire in modo assolutamente ricorrente, problemi interpretativi rimessi poi alla discrezionalità da parte dei valutatori. È forse più opportuno per realtà di questo tipo, e mi riallaccio alle considerazioni fatte da chi mi ha preceduto circa l'esigenza di avere dei canoni oggettivi che consentano di misurarsi, di essere valutati, di considerare riferimenti ai migliori standard internazionali, che hanno poi a loro volta, come norme recettizie in bianco, la possibilità di fare esplicito riferimento a criteri valutativi misurabili alle performance e alle buone pratiche cliniche. Invece, Presidente, mi permetto di sottolineare come all'articolo 1, lettera T, viene fatto riferimento alle prestazioni di alta specialità. Faccio rilevare che nel nostro ordinamento le prestazioni di alta specialità non sono disciplinate, sono disciplinati gli ambiti di alta specialità. E sono disciplinati tra l'altro in un decreto del 92 che molto spesso viene evocato come decreto da aggiornare, il che lascia intendere l'esigenza per gli IRCCS di fare riferimento alle prestazioni erogate attualmente nell'ambito di loro riconoscimento.
Io faccio l'esempio del mio istituto, l'Istituto di Neuroscienze. Le neuroscienze non sono un'alta specialità se non limitatamente alla neuroriabilitazione e alla neurochirurgia, ma non la neurologia clinica, il che vorrebbe dire che un IST neurologico non ha prestazioni di alta specialità, e questo risulterebbe essere un paradosso. Sotto diverso profilo mi riferisco alla qualificazione giuridica che viene richiamata nel disegno di legge. Penso sia da considerare una specifica criticità generata dalla ormai nota differenza tra IRS di diritto pubblico e IRS di diritto privato, nella misura in cui la natura giuridica di enti di rilevanza nazionale andrebbe correlata col principio generale di libera scelta del cittadino nell'affidare la tutela della propria salute al miglior centro o al contesto che l'apparato ha generato per ritenerlo punto di riferimento. Faccio alla Commissione un esempio pratico. All'interno degli IRCS sono costituiti centri di riferimento per patologia o per metodica di percorso diagnostico terapeutico. Il fatto di come dire, considerare questo specifico aspetto un elemento che travalica dai vincoli, dalle condizionalità che le regioni stanno in alcune circostanze ponendo, dà agli IRCS la vera natura di enti di rilevanza nazionale che in questo specifico momento, ancorché già la 288 del 2003 li qualificasse con questo tipo di terminologia, ne vedono compromessa la loro rilevanza nazionale in forza di una serie di condizionalità introdotte da regioni diverse in ordine sparso e con modalità molto disomogenee tra di loro, che di fatto vanno a generare una lesione del diritto di tutela della salute. Nello specifico, sempre per questo, quanto riguarda questo aspetto, a mio avviso andrebbe rivisto il punto di cui all'articolo 1 lettera G, nella misura in cui vi è una sorta di equiparazione invece organica in punto di governance per quanto riguarda gli istituti pubblici e gli istituti privati, per una semplicissima ragione: perché per quanto riguarda gli IRS di diritto privato viene fatto riferimento a una norma, ad esempio quella che riguarda i collegi sindacali, che ha come ricaduta esclusiva il comparto della pubblica amministrazione. Quindi probabilmente si rende necessario un affinamento sotto questo profilo, sia con riguardo al riferimento normativo che anche al fatto che questo tipo di impostazione è verosimile si esponga a profili di incostituzionalità per violazioni degli articoli 41 e 42. Da ultimo, il disegno di legge affronta un tema di estremo interesse perché dà un riconoscimento alle reti degli IRCS, valore aggiunto a mio avviso, che ha dimostrato in questi pochi anni, in talune circostanze pochi mesi, di dare forti chance in punto di competitività al nostro sistema di ricerca scientifica, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Questa norma, a mio avviso, comunque questo tipo di approccio andrebbe forse riconsiderato in un particolare profilo, che è quello di allentare quelle condizionalità che in questo momento gravano rispettivamente in alcune circostanze sugli IRS di diritto privato, in altre circostanze sugli IRS di diritto pubblico, nelle collaborazioni strutturali e organiche tra di loro per concorrere in determinate progettualità scientifiche. In termini sintetici, oggi, davanti ad alcune esigenze di dover collaborare strutturalmente, soprattutto nell'ambito della ricerca clinica, questo non vale per la ricerca sperimentale o di base, impedimenti derivanti da altre disposizioni che riguardano il comparto salute compromettono incidentalmente la capacità di dare valore aggiunto al sistema di rete e quindi al sistema di collaborazione
tra le entità che concorrono a costituire la rete stessa. Grazie. Grazie a lei, professor Tronconi. A questo punto do infine la parola a Enrico Girardi, che è il direttore UOC Epidemiologia Clinica e direttore scientifico facente funzioni dell'IRS Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Prego. Grazie Presidente e grazie dell'invito e dell'attenzione alle persone che intervengono. In primo luogo mi vorrei associare a quanto già detto in termini generali dal dottor Apolone, che esprime in larga parte l'idea e la posizione dei direttori scientifici degli RCCS pubblici, e vorrei, sempre mantenendomi nel solco di quanto detto dal dottor Apolone, semplicemente sollevare alcuni, rimarcare alcuni problemi in relazione al testo che è attualmente in discussione. Il primo problema è quello relativo all'aumento degli IRCCS. Il testo in qualche misura indica come ruolo del Ministero, soprattutto per i nuovi IRCCS, è semplicemente quello di verificare che le proposte che provengono dalle regioni siano proposte che rispettano gli standard di qualità per l'ammissione al ruolo di IRCCS, ma va considerato, a mio parere, anche le risorse sanitarie, le risorse per la ricerca, le risorse soprattutto per quella che si chiama la quota di finanziamento di ricerca corrente, che, come ricordava il dottor Apolone, sono rimaste invariate negli ultimi anni a fronte di un aumento degli IRCCS nel loro numero. Ecco, penso che un principio rilevante sarebbe quello di affiancare alla valutazione di qualità degli IRCCS, da una parte, come accennava il dottor Apolone, la valutazione delle necessità sanitarie a cui risponde la creazione degli IRCCS, ma anche il problema di evitare un'eccessiva frammentazione delle risorse che poi non rende in realtà possibile agli IRCCS avere finanziamenti sufficienti a fare ricerca di qualità. E in questo, anche se forse esorbita dal contenuto della delega, ma è importante ricordare come il contributo delle regioni alla specifica funzione di ricerca e di ricerca clinica, in particolare degli RCCS, dovrebbe essere un elemento che permette agli RCCS di lavorare e di lavorare con qualità. Rispetto ad altri punti, ecco, volevo ricordare nel punto H dell'articolo 1 viene citato l'importanza del coinvolgimento delle direzioni generali, e qua immagino in particolare delle direzioni generali degli RCCS pubblici nel raggiungimento degli obiettivi di ricerca degli istituti. Ecco, in questo andrebbe secondo me sottolineata l'importanza che nella valutazione da parte delle regioni dei direttori generali degli IRCCS pubblici vengano presi esplicitamente in considerazione degli obiettivi di ricerca. Quello che succede nella pratica è che spesso gli obiettivi per gli IRCCS pubblici non si differenziano in qualche modo da quelli delle aziende ospedaliere che non hanno questa funzione, e questo ovviamente sminuisce il rilievo che viene dato nella gestione quotidiana degli RCCS del raggiungimento degli obiettivi di ricerca. Un altro punto che volevo richiamare è rispetto al punto L dell'articolo 1, dove si parla di una serie di funzioni che sono di attività che sono concesse al direttore scientifico, ma si conclude che queste, incluso la
la ricerca e la formazione, ma che queste devono essere esercitate nell'interesse esclusivo, leggo testualmente, dell'istituto di appartenenza. Ora, è veramente un po', diciamo, se mi è consentito, mi perdonerete, diciamo, questa precisazione terminologica, ma in un ambito di una figura che dovrebbe essere promozione e guida di ricerca, dire che questo, tutte le sue attività che sono consentite nell'interesse esclusivo dell'istituto, è un'affermazione che forse andrebbe un po' modificata, in quanto queste attività dovrebbero essere nell'interesse della produzione di una ricerca di qualità per la sanità pubblica, e forse in particolare il timore che questa formulazione così draconiana, se vogliamo, sia una formulazione che poi disincentiva alcune figure, ad esempio immagino le figure che hanno una carriera accademica, nel accettare un ruolo di direzione scientifica che sembrerebbe sostanzialmente limitato ad attività gestionali e non, come dicevo, ad attività di promozione scientifica. E in ultimo vorrei riprendere un punto già accennato dal dottor Apollone, che per noi è un punto veramente importante e credo che sia un contributo che hanno dato in questi anni gli RCCS al Paese, sia stato anche quello di promuovere la formazione di ricercatori in campo biomedico. Molti ricercatori in campo biomedico si sono formati negli RCCS, anche personale tecnico rivolto specificamente alla ricerca si è formato negli RCCS, quindi la creazione di un percorso per le figure di ricercatore e di collaboratore della ricerca del Servizio Sanitario Nazionale è stata per noi che lavoriamo negli RCCS una innovazione veramente, veramente rilevante. Però oggi è il momento di ripensare che cosa è successo nella pratica. Immaginiamo che cosa succede per il ruolo tecnico. Oggi noi chiediamo a dei giovani che vogliono avviarsi a una carriera tecnica nell'ambito della ricerca di fare anni, molti anni di formazione come dipendenti a tempo determinato, quando poi i loro coetanei con una formazione forse minore raggiungono in tempi molto più brevi delle posizioni stabilizzate all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Questo ha generato nella pratica una perdita di persone formate dagli IRCCS che poi sono transitate verso altre istituzioni. E quindi d'altra parte, anche per la parte invece della ricerca, il fatto che lo sbocco oggi possibile di questo percorso, ad esempio per un giovane biologo ricercatore, sia poi quello di entrare dopo molti anni come dirigente biologo nel Servizio Sanitario Nazionale, ecco, questo crea ancora una volta delle differenze difficilmente accettabili rispetto a chi arriva alle stesse funzioni e alle stesse posizioni senza aver fatto questo lungo percorso, e riduce rispetto ad altri settori che hanno pure delle figure di ricerca a tempo determinato, penso all'università, riduce l'attrattività degli RCCS. Quindi credo che questo punto, che è previsto dalla delega sempre all'articolo 1 al punto N, sia un punto cruciale da affrontare per riformare questo percorso, e ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Girardi. Mi pare di vedere la mano alzata dell'onorevole Misiti, prego. Grazie a tutti, ringrazio gli auditi per il loro contributo. Pongo una domanda che spero non crei imbarazzo. Abbiamo visto che in questo disegno di legge è importante parlare di eccellenza, e l'eccellenza, come dicevo nella scorsa
audizione non è spesso normata. L'eccellenza è legata a degli indicatori che dovrebbero essere creati e dati da un percorso normativo che permette anche un'eventuale rivedibilità ed è legata all'espressione dei lavori scientifici che permette al centro di essere attrattivo per i giovani ricercatori. Quindi la domanda è: il potere di attrazione degli IRCCS deve essere legato all'attività assistenziale, chiaramente, oltre che a quella scientifica? Come si pensa di fare in modo che questa attività assistenziale sia distribuita equamente in tutto il territorio nazionale e non una predominanza di regioni del nord già al nord appunto e meno al sud? Se c'è ed è pensato dagli auditi la possibilità di una rivedibilità del percorso assistenziale legata alla loro produzione scientifica, perché chiaramente ogni IRCCS deve avere un'attività scientifica tale da poter essere considerato eccellenza, anche se l'eccellenza manca degli indicatori. E quindi la domanda che io pongo è: come è possibile fare di questo delle reti? Perché il percorso delle reti penso sia importante in un confronto di ricerca per non avere doppioni e dei fondi che vanno poi a essere divisi e frammentati in un percorso comune su delle patologie importanti. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Iannaro. Grazie Presidente, desidero innanzitutto ringraziare gli auditi per aver sottolineato in maniera puntuale e precisa quelle che già, diciamo, una lettura approfondita del testo sembrano essere le principali criticità, così come sono emerse anche nel corso delle altre audizioni. Io vorrei soffermarmi su un tema a me molto caro, che è quello della ricerca e della, appunto, evidente difficoltà non soltanto relativa al lungo percorso di precariato, tempo indeterminato, che del resto sembra essere un po' il filo conduttore del destino dei ricercatori italiani, perché anche nelle università, io sono un professore universitario, diciamo tra RTDA, ricercatori a tempo determinato di tipo A, ricercatori a tempo determinato di tipo B, e lasciamo perdere tutto il percorso che precede poi il raggiungimento di questi risultati, sembra che in Italia la scelta di fare ricerca sia una sorta di percorso punitivo. E quindi sembra che da un lato ci sia una non efficiente ruolo del meccanismo della piramide nell'ottica di poter in qualche modo garantire una maggiore stabilità, e quindi mi chiedo anche con il vostro aiuto di comprendere bene quali possano essere i meccanismi da un lato per rivedere questo meccanismo della piramide, ma anche questa difficoltà di dialogo e di governance che sembra essere alla base anche del diverso tipo di trattamento, inquadramento lavorativo, proprio perché non c'è un grande dialogo tra Regione e Ministero che in qualche modo determina le sorti diverse tra ricercatore e clinico. Quindi grazie ancora per il vostro contributo e attendiamo anche queste puntuali osservazioni come il dottor Apollone ci ha detto in apertura di audizione. Grazie onorevole Iannaro. Prego onorevole Baldini. Grazie Presidente. No, io volevo chiedere qual era il meccanismo di valutazione, cioè visto che gli IRCCS sono istituti di ricerca a carattere clinico e scientifico, quindi abbiamo la parte clinica, abbiamo la parte scientifica. Quindi per creare quell'identità che gli IRCCS devono avere, cioè ogni specificità, perché comunque gli IRCCS nascono con delle specificità sia territoriali ma proprio al carattere scientifico, in questo momento quali sono i vostri meccanismi di valutazione per equilibrare questi due aspetti, cioè l'aspetto clinico e l'aspetto scientifico di ricerca? Grazie onorevole Baldini. Ci sono altre domande? Prego, onorevole Ferro. Grazie Presidente. Intanto per dire che quanto sentito dagli auditi trova, per quanto ci riguarda in Fratelli d'Italia, delle regioni importanti, e già nell'ultima
l'approvazione del documento di bilancio si era tentato comunque anche di prevedere una somma che riguardasse e tutelasse soprattutto chi fa ricerca nel nostro paese, che è un precariato comunque importante, un precariato che spesso insomma da tanti anni vive attraverso Cococò piuttosto che tempi determinati o borse studio, ma che soprattutto ha stabilito il principio, credo si chiami, non vorrei sbagliare, del sistema a piramide, che è certamente un sistema allucinante, basta pensare alla piramide, alla fine ne arriva soltanto uno. Ma anche credo con delle proposte che sono state avanzate nel corso del tempo, anche rispetto alle necessità, non soltanto nel sistema assistenziale, sono d'accordo col collega Misiti che bisogna poi comprendere anche rispetto alle esigenze delle varie regioni, quanti sarebbero e come sarebbero dislocati, ma credo anche sul sistema e sulla parte che riguarda gli istituti zooprofilattici. Quindi in questo senso ovviamente vorrei chiedere anche agli auditi, rispetto anche a questo diciamo a questa parte, cosa ne pensano e se hanno ulteriori proposte da fare rispetto a quelle che già erano pervenute. Grazie. Grazie onorevole Ferro. Allora, se non ci sono altre domande, ridarei la parola per la replica agli auditi nello stesso ordine in cui li abbiamo auditi. Quindi partirei dal professor Apollone. Prego. Sì, grazie. Allora, spero di ricordarmi bene tutte le riflessioni e le domande fatte. Per quanto riguarda il punto sollevato dell'onorevole Misiti, che ha a che fare soprattutto sulla presenza, costituzione e ruolo delle reti. Ricordo che attualmente esistono delle reti di patologia che sono finanziate e governate dal Ministero della Salute attraverso l'appropriata direzione generale del dottor Ippolito. Ci sono attualmente 6 reti di patologia che hanno ricevuto fino a poco tempo fa dei finanziamenti sia per il sostentamento che per la conduzione di studi, e di cui la più vecchia e la più anziana, quella che conosco meglio, è l'Alleanza contro il cancro, che è una rete di 23 istituti oncologici o non oncologici che fanno attività oncologica. Il punto fondamentale è che anche questa aggregazione dei 52 RCCS in reti di patologia per essere, diciamo, per raggiungere gli obiettivi necessari identificati come bisogni, probabilmente verrà superata, perché è in corso una proposta da parte della direzione del dottor Ippolito di riformare la governance, di riformare il sistema di valutazione e il sistema di finanziamento di queste reti. Però il punto dell'onorevole Misiti è molto importante, perché in realtà è stato ripreso anche nel contesto delle due iniziative europee per il finanziamento della ricerca sul cancro. Sto parlando di Europe Beating Cancer Plan e Cancer Mission, in cui sostanzialmente attraverso diverse joint action, in cui partecipa anche l'Italia e in particolare il mio istituto, quello che si cerca di ottenere è sostanzialmente la identificazione di centri di riferimento nazionali su cui costruire sostanzialmente funzionino da spina dorsale di un sistema hub and spoke che possa permettere sostanzialmente, se mi permette la battuta, che non girino i pazienti ma giri la qualità, in maniera tale che sostanzialmente attraverso protocolli condivisi eccetera eccetera ci possa essere comunque una copertura dell'intero territorio nazionale per quanto riguarda non soltanto la ricerca di eccellenza sanitaria ma anche la conduzione di studi clinici. Ricordo che gli studi clinici su nuove tecnologie sono una delle più importanti vie di accesso a terapie innovative che hanno i pazienti che hanno raggiunto un certo livello di esaurimento di ciò che conosciamo come pratica corrente. Per quanto riguarda il problema della piramide messo in evidenza da Neve Iannaro, ma anche da Ferro, è un grande problema. Io particolarmente con molti colleghi lombardi siamo stati fra i più attivi nel tentativo di disegnare questo percorso, la cui versione finale non ci ha certamente soddisfatto, perché per una serie di mediazioni con i diversi, chiamiamoli così, stakeholder, è arrivata nella formulazione attuale, che vi ricordo è: gli eleggibili entrano a un livello basso, hanno un contratto a tempo determinato in deroga di 5 anni più 5 anni, e nel contesto di questo percorso che deve durare 10 anni, tenete presente che i nostri ricercatori stabilizzati non sono, noi i giovani sono i 40-45 anni, per darvi l'idea, non i 28-33 anni di altri paesi europei che hanno ben altri finanziamenti per la ricerca, è un percorso troppo lungo. Esistono criteri specifici che sono applicati per la valutazione annuale e quinquennale
per verificare se c'è stata una progressione di qualità nell'output scientifico. Nel mio istituto, che ci sono circa 160, chiamiamoli così, mi scuso per il termine, piramidati, di cui la maggioranza ricercatori e parte personale tecnico e supporto, ben 25 hanno già raggiunto in questo momento i criteri massimi, per cui sarebbero già al massimo di questa piramide, che poi non è una piramide così, ma è una piramide, diciamo, a testa piatta, cioè con l'ultimo livello piatto. Questo vuol dire che qual è quindi la nostra proposta su cui si deve lavorare, è quella di pensare a una riforma della piramide, soprattutto per quanto riguarda il tempo necessario per arrivare a soddisfare i requisiti minimi per essere idonei ed elegibili a entrare con un contratto a tempo indeterminato nel Servizio Sanitario Regionale come ricercatori degli RCCS. Questo implica una riforma, un cambiamento di questo tempo necessario. Dobbiamo immaginare che ci sia un ascensore, un fast track che permette a chi più veloce di altri, una volta raggiunto, di non dover aspettare 10 anni, ora 8 anni, per essere inquadrati con tempo determinato. E implica anche cominciare subito un'interazione con le regioni, perché sono le regioni che poi devono prendere in considerazione questo piano di acquisizione di persone con questo nuovo ruolo nel contesto delle risorse umane che devono dedicare agli RCCS. L'altro punto era quello dell'onorevole Baldini sui criteri. Ricordo che ci sono due momenti molto particolari, termino in 30 secondi, molto particolari per quanto riguarda la fase A, è che su proposta della regione il riconoscimento da parte del Ministero che un ospedale di ricerca ha caratteristiche di eccellenza, soprattutto sulla ricerca. Una volta ottenuto il riconoscimento, tutti gli anni gli RCCS sono valutati per la ripartizione dei fondi della ricerca corrente con una 30-35 indicatori che fanno parte di 5 categorie maggiori, di cui quello che pesa di più, ma non è l'unico, è l'output della ricerca scientifica. È un criterio assolutamente trasparente, è un criterio molto affidabile, è un criterio, diciamo, che permette in un certo senso ai singoli istituti di documentare ciò che usano, ciò che fanno e ciò che ottengono in termini di assistenza, in termini di ricerca e in termini di capacità di fare rete e di capacità di produrre delle innovazioni sotto forma di brevetti. Questo avviene ogni anno e ogni 2 anni c'è invece una valutazione ulteriore per la conferma dello stato di RCCS, che presuppone produzione di documenti e di subire una visita di 1-2 giorni da parte di un panel misto di persone competenti che in realtà non hanno conflitti di interesse con l'istituto. Quello che manca è degli eventuali criteri oggettivi da discutere per un eventuale downgrading o di revoca dello stato di RCCS, perché attualmente anche quando un gruppo di site visit identifica dei problemi, si lascia il tempo dei 2 anni agli RCCS che li ha ricevuti di migliorare, ma non è noto a me, perché non esistono questi criteri nella norma attuale, che sia mai stato revocato lo stato di RCCS. Grazie, adesso passerei la parola al professor Pietro Tronconi. Grazie, sul punto valutazione mi associo totalmente alle considerazioni appena esposte dal professor Apollone, che sono puntuali ed esaustive. Sugli altri 2 punti ribadisco, per quanto mi riguarda, io nei testi normativi il termine eccellenza, per una serie di ragioni, non lo impiegherei assolutamente e resterei più aderente a quelli che sono gli strumenti che sono richiamati dalla letteratura come criteri per dare una qualificazione, diciamo, di qualità al sistema della ricerca e al sistema dell'assistenza. Quindi ribadisco, sarei per una norma di rinvio recettizio in bianco che richiami i migliori standard internazionali e quindi faccia riferimento, e su questo la letteratura si è spesa per cercare di declinare, non ci è riuscita poi, cosa fosse eccellenza in termini di criteri e di valutazione nei diversi comparti. Il risultato era sempre quello della certificazione di qualità, che a mio avviso non è un utile strumento che possa, come dire, riferirsi anche agli RCCS, e quindi attraverso questo tipo di passaggio riferirsi agli standard, alle buone pratiche e alle performance che la letteratura
pone come punti di riferimento. Sulla piramide mi permetto di fare una considerazione e per quanto riguarda l'esperienza del mio istituto in termini di rapporto è quasi speculare a quello che ha anticipato il professor Apollone, la componente del finanziamento della ricerca è per il 20%, in alcune annualità devo essere sincero anche meno, coperta dal fondo di ricerca corrente. Il restante 80% è sostanzialmente un flusso di finanziamento che è generato da meccanismi di natura squisitamente competitiva, che quindi hanno un inizio ma hanno anche una fine di medio periodo. Possiamo parlare talvolta di periodi brevissimi, un anno, talvolta di periodi medi, 3 anni, massimo di 5 anni. Questo che cosa comporta, quantomeno per il comparto del RIS di diritto privato? Che in realtà, mentre la componente della dirigenza medica, la stessa componente di quella accademica, risente la prima di un dato di finanziamento storico sulla produzione assistenziale, che dà garanzie prospettiche nella crescita di un clinico o di un ricercatore universitario, in modo stabile e strutturato, per il ricercatore dell'IRCCS, essendo determinante, assolutamente predominante, la componente variabile, e io lo sottolineo in particolare per il diritto privato, rende precaria la sostenibilità prospettica di questo tipo di stabilizzazioni. Allora viene da sé che il problema della sostenibilità paradossalmente mette in una condizione di compromissione prospettica la possibilità per un giovane ricercatore di optare per questo tipo di carriera, ancorché ne abbia grandi qualità, aspirando a contesti purtroppo talvolta al di là del confine del nostro paese, che invece danno questo tipo di prospettiva garantita, sì la competitività, ma in un percorso che ha la possibilità di vedersi stabilizzato nei diversi passaggi e nel tempo. Grazie. Grazie a lei, professor sì. Tronconi, e adesso darei la parola al professor Enrico Girardi. Grazie, vorrei tornare brevemente da un punto di vista forse un po' diverso alle considerazioni fatte sull'uso del termine eccellenza. Personalmente non amo questo termine, non lo amo soprattutto in contesto assistenziale, perché sembra quasi sottintendere che poi esista per le stesse patologie una assistenza di eccellenza e un'assistenza così che dà qualcun altro e che non è di eccellenza, e questo non credo che in un sistema come il nostro sarebbe accettabile. Io preferirei riferirmi a due criteri, oltre a quello della qualità, che è un criterio importante a cui si faceva riferimento prima, al criterio della complessità. La complessità non può essere forse quella che è normata, come si diceva prima, ma esiste una complessità definibile, e non è la complessità non può essere per definizione diffusa. Affrontare la complessità non può essere un servizio diffuso, perché è in realtà nell'ambito delle diverse patologie. La complessità spesso si riferisce a una parte minoritaria delle patologie, quindi una delle caratteristiche degli RCCS all'interno dei loro ambiti di riconoscimento deve essere quella di saper affrontare la complessità. E l'altro termine a cui farei riferimento è l'innovazione. L'innovazione è qualcosa che dovrebbe nascere dagli RCCS per poi diffondersi al servizio sanitario della nazione nel suo complesso. E questo è produrre questa innovazione, è una delle caratteristiche che dovrebbero avere gli RCCS. Quindi credo che, ma questo è in parte, secondo me, in larga parte rispecchiato da quei criteri cui faceva riferimento il professor Apollone tra i criteri di valutazione. Però ecco, penso che si debba fare in qualche modo riferimento anche esplicito a questi elementi di qualità, complessità
e innovazione nel caratterizzare che cosa sono gli RCCS rispetto a strutture ospedaliere che non lo sono. E in ultimo sul problema della piramide. Il problema della piramide è, come spesso accade per molte carriere italiane, un po' preso in mezzo tra la promozione dei migliori da una parte, cosa che nella ricerca è sicuramente un elemento fondamentale, e la necessità di stabilizzazione. Alcuni paesi hanno un equilibrio tra questi due aspetti, come si ricordava prima, perché hanno una fase iniziale più breve dei 10 anni, in cui il giovane si può misurare col campo della ricerca, ma in nessun paese del mondo il 100% dei dottori di ricerca fanno i ricercatori nella loro carriera. È sempre una percentuale minore, e un tempo ragionevole un percorso ragionevole precario nella ricerca, ecco, come si diceva prima, ad esempio legato alla realizzazione di un processo, è comunque una formazione che si dà a un giovane che può essere spesa in tantissimi altri campi. La patologia del nostro sistema è quella di dilatare questo tempo, alla fine del quale anche la stessa persona dovrebbe capire se la sua carriera è una carriera di ricercatore o se ha avuto una formazione all'interno della ricerca e deve muovere verso altri campi. Ecco, la patologia del sistema italiano, direi, però non forse solo degli RCCS, ma di molte altre istituzioni che fanno ricerca, iniziare dall'università, è stato quello di estendere questo periodo in una maniera patologica, per cui poi diventa difficile al cinquantenne che ha fatto 15 anni o 20 anni in questa condizione andare a dire: ma sai, abbiamo pensato dopo 20 anni che forse questo non è il futuro per te, cerca di un altro. Questo è veramente una condizione in cui non dovremmo più trovarci. Quindi abbreviare da una parte il percorso selettivo e dall'altra parte aumentare le possibilità per chi questo percorso selettivo lo supera brillantemente, ce ne sono, come si ricordava prima, di accedere a posizioni stabili. Però, se permettete, chiudo riducendo il parallelismo tra i tecnici e i ricercatori, perché mentre questo è sicuramente vero per i ricercatori, questa necessità di avere una valutazione stringente delle capacità, per i tecnici pensare a lunghi percorsi selettivi per chi fa supporto tecnico forse non è del tutto utile. Grazie. Grazie. Voglio ringraziare tutti gli auditi, anche perché sono stati molto precisi nel fare le loro osservazioni, e questo ci aiuterà moltissimo nel definire le eventuali modifiche da portare a questo che, ricordo, è un disegno di legge delega, quindi a noi serve proprio che qualcuno ci ricordi i criteri e i principi direttivi a cui poi la dedica si deve ispirare. Grazie, grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie, grazie mille, buona giornata. Grazie colleghi, a grazie. Questo punto dichiaro conclusa.